Video di accessori, questa volta per PlayStation VR 2. Forse non ve l'aspettavate, solitamente si fa questo 3, ma questa volta PlayStation VR 2 per unboxare e testare, provare una stazione di ricarica proprio per PlayStation VR 2. Sembra tanta roba, come sempre questo video è sponsorizzato da Kiwi Design, che mi ha fornito anche l'accessorio da farvi vedere. Trovate tutti i link in descrizione del caso. Andiamo! Oggi Kiwi mi ha voluto mandare un altro accessorio molto particolare, dovrebbe essere per PlayStation VR 2, vediamo subito, in teoria dovrebbe essere uno stand per poter caricare sia i controller che tenere il visore. Il PlayStation VR 2 ce l'ho qui, quindi poi lo andremo a prendere. Allora, già vi posso dire un po' di cose. Allora, innanzitutto la versione che mi hanno mandato, che me l'hanno mandato comunque in anteprima, ancora non contiene la presa europea, sotto non c'è niente. E lo trovate al prezzo di 65 euro, attualmente disponibile solo nel sito di Kiwi, appena c'è su Amazon ve lo inserisco anche nella descrizione. Quindi in sostanza questo è la nostra base, essenzialmente viene da pensare che qui si metteranno i controller, qua la base del visore. E qui non lo so, forse di DualSense, onestamente non lo so, quindi andiamola a scoprire. Prendiamo quindi queste prime box che ci vengono in dotazione. Ah, c'è proprio lo stand proprio, quindi qua abbiamo un braccetto e qui parte dell'alimentatore e qui delle istruzioni. Prendiamo secondo, che ci sarà il supporto. Quindi essenzialmente questo è tutto quello che viene nella scatola. Abbiamo l'alimentatore, che come detto questo qua è americano. Ancora quando avevano inviato il prodotto in anteprima non avevano la versione europea, quindi poi io utilizzerò un adattatore banalmente, che ce ne ho già uno, come per esempio questo qui che ho io, che ho utilizzato per il mio viaggio in Giappone e ha tipo 8 miliardi di prese, quindi mi basta scegliere una. Quindi tiro fuori quella europea e dietro ci vado a infilare quella americana. Ed ecco qua, quindi qua abbiamo la presa americana che esce con quella europea. E quindi questo problema è sistemato. Qua abbiamo un piccolo adattatore, non so bene cosa, quindi adesso vediamo subito. Allora, questo servirà probabilmente per qualche tipo di laccetto, onestamente non so dire. E un altro aggeggino molto piccolo. Guardate che roba, sembra un convertitore magnetico. Ah, è pure magnetico, quindi eccolo qua, ancora più piccolo. Converte questo probabilmente per renderlo wireless. Mi viene da pensare, in modo che, esatto, possono essere messi e tolti in modo piuttosto facile. Vedete, qua c'è la presa e lui in automatico si mette là. Ed eccolo qui, quindi adesso il nostro intento è questo. Ah, ma è uno stand anche per il DualSense, guardate che roba. Questo che va in castro, questa è la base, che mi viene da pensare hanno la stessa misura, quindi questo va a infilarsi qua ad incastro, mi viene da pensare. Ovviamente così. Questa parte qui probabilmente si infilerà con questa parte qui. Ok, quindi così è come si presenta su un lato. Eccolo qui. Abbastanza plasticoso, quindi no, robusto è robusto, ma è una plastica un po' semplice. Poi ci sono anche dei paddini, così sta un po' più fermo. Allora, io direi di già appicciare il tutto. Sì, i DualSense quindi vanno qui. Allora, ne ho due, li vado a prendere subito. Ecco qui i miei due DualSense, quindi vado a inserirli. Probabilmente si vanno a mettere al contrario. Quindi eccoli qua. Si piazzano abbastanza normalmente, probabilmente non si vedrà dall'alto, perché comunque ci ho messo sto cosone. Si muovono un po' però, eh. Ho anche i controller del PlayStation VR 2. Come si va ad operare, quindi io lo metto un po' come riesco. Questi qua forse vanno prima messi nel controller. Quindi qua c'è la sua porta Type-C, quindi io lo vado a mettere qui. Opala. A questo punto dovrebbe essere proprio più facile inserirlo, esatto. Infatti adesso con la sua porta io basta che lo appoggio e si mette. Se vedete con la sua porta, qui c'è la sua porta, io lo appoggio e lui va. Ok, quindi vado ad applicare anche l'altro. Eccolo qui, perfetto. Il laccetto magari lo posso mettere internamente.
stessa cosa anche qua. Poi una mia curiosità è che il mio PlayStation VR 2 è moddato, ok? Ha fatto vari video in cui per esempio la strap non è quella ufficiale, quindi mi domando se questo potrà influire. Allora, in teoria, andiamo a vedere le istruzioni. Il PlayStation VR 2 si mette su questo lato qui, quindi io lo appoggio qui. Non è fatta apposta per questa strap, quindi qua non so come faremo, ma vabbè. Sembra che vada. Sta iniziando a diventare difficile farvelo vedere da qui in alto. Qui dietro invece dovrei andarci a mettere il cavo tutto intorno. Quindi io direi di partire dalla fine. Ho trovato una soluzione migliore, ovvero farlo prima da me e poi da qua. Allora, adesso lo piazzo di qui perché così mi conviene. Io adesso li metto di qua. Per tenerlo firme suggeriscono, oh mio Dio, sta cascando tutto, suggeriscono di utilizzare questa zippettina per la parte in basso. Pressoché finito. Allora, adesso non so come farlo vedere. Eccolo qua. Questo è tutto il setupone. Qua davanti ci sono i controller della Play 5, dietro del PlayStation VR 2 e qui quello del PlayStation VR 2. Ovviamente se non avete nessuna mod si adatta ancora meglio, però comunque devo dire, si è adattato, si poggia bene. Quindi, ok, quindi questo è da vicino. Vi dicevo, qua si piazza questo e poi questo in automatico. Quindi qua ci sono i due controller, qua c'è il visore con all'interno tutti i suoi cavi e qua davanti il resto. Ve lo faccio vedere dal lato. Quindi questi controller si mettono qui, eccolo qua, questo uguale, i controller e PlayStation VR 2. Come vedete i cavi sono anche allacciati con il laccettino. Poi qui ragazzi c'è la porta per l'alimentazione, quindi adesso lo andiamo a piazzare. Quindi andiamo a prendere il cavo e lo si collega. Boom. Per sapere lo stato, ecco qui che c'è un piccolo display. Per esempio se io levo questo DualSense, lui mi dirà che il primo non è collegato. Al contempo se levo uno dei controller del PlayStation VR 2, ecco che già vi dice, you know. Per esempio ecco in questo caso mi dice anche lo stato della batteria, entrambi sono abbastanza carichi, mentre questi sono in rosso, quindi sono abbastanza scarichi. Ecco, per esempio una cosa buona è il fatto che ti dice lo stato della batteria, in questo caso i DualSense sono scarichi, ci giochiamo un po'. Sarebbe piaciuto il cerchio, va bene, perché comunque sono circolari i controller del PlayStation VR 2, mi sarebbe piaciuto un design simile a questo dei DualSense, onestamente, però. Come detto, quindi questo era un video sponsorizzato proprio da Kiwi Design. Devo dire questo prodotto per chi non sa dove mettere il suo PlayStation VR 2, i suoi DualSense e i controller del PlayStation VR 2, caricarli tutti insieme, insomma è veramente un prodotto rifinito abbastanza bene, sì è plasticoso, i controller del DualSense si muovono un po', quindi devi averli fissi in una posizione, non è una roba da muovere, ma giustamente è una stazione di ricarica, quindi non è una stazione mobile di ricarica, però ci sta, una cosa da dire. Onestamente trovo anche abbastanza fastidioso ogni volta mettersi lì a collegare il controller del DualSense o per esempio quelli del PlayStation VR 2, soprattutto quando devo andarci a giocare devo ogni volta inserirli a caricarli e il fatto che sia magnetico è addirittura meglio. Quindi, come detto, in sostanza mi sembra un buon prodotto. Lascio a voi comunque la scelta, vi lascio tutto in descrizione se volete dargli un'opportunità o acquistarlo. Come sempre, se vi piace il mondo della realtà virtuale, dell'XR, della realtà aumentata, beh, potete iscrivervi al canale e noi, come sempre, ci vediamo. Ciao ragazzi!